Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Che complesso magnifico! È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Diamo il via alla partita. Cerca di contrastare la pressione dell'avversario. Opportunità di ripartire. Ottimo pallone in profondità. Provano a partire in velocità. C'è spazio, occhio! E perde il duello fisico con l'avversario. Difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione.
appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Nel frattempo la gara è iniziata. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Cerca un'azione veloce. L'avversario ha avuto la meglio. Under. Ecco il filtrante. Grande movimento nello spazio. Cross in arrivo. Sbroglia solo parzialmente. Colpisce. E la palla entra in rete. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Prova con la palla lunga. Ayan si è fatto trovare pronto. Krunic. Dzeko raccoglie un passaggio dalle retrovie. Non può sbagliare. Allontana il pericolo. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Pjanic. Cerca spazio. Ecco un'occasione di contropiede. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Çalhanoğlu. Palla che torna nella zona del portiere. Crossa il pallone a centro area. Allontana il pallone. Çalhanoğlu. Riceve un pallone interessante. Prova il cross. Ci prova. Ce l'hanno fatta. Un 1-2 veramente da KO. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla. Cerca d'istinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. 2-0 dunque. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro dottino. Provano a partire in velocità. Scatta verso il pallone. Si ferma qui la manovra. Riesce ad allontanare. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Inventa nello spazio. Prova a tirare. Buffa l'estremo difensore. Hanno ridotto lo svantaggio. Partita adesso assolutamente riaperta. Da lì e senza difensori, e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Il movimento a liberarsi è stato eccellente. La palla è arrivata giusta dove la voleva e non ha dovuto fare altro che concludere a rete. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. E il difensore ha fatto in modo che la palla non passasse. Çalhanoğlu. Cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa.
Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Cambia gioco. Alza la palla in profondità verso un compagno. Cross verso il centro dell'area. Sbaglia la situazione. Scatta verso il pallone. Palla oltre la linea, gioco fermo. Ottimo disimpegno, la spazza via. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Decidono di giocarla all'indietro. Under. Burak Yılmaz riceve in posizione interessante. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. È posizione irregolare però. Si libera della palla ed evita complicazioni. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Under. Cross di Under. Palla riconquistata immediatamente. Pjanic. Pallone alto nello spazio. Ottimo disimpegno, fondamentale. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Zukanovic. Palla filtrata per Dzeko. Pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Si fa trovare pronto, intercetta la rimessa. Lungo passaggio in avanti. La allontana con forza. Ayan. Kolasinac ha capito tutto. È libero di creare pericolo. Mette la palla dentro. Libera al momento giusto. Passaggio intercettato. Palla allontanata senza troppi complimenti. Ottimo intervento, ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Mostrano un buon controllo del gioco. Dzeko. Qui può partire il contropiede.
Çalhanoğlu. Bel pallone. Va di te. Bel tiro, sul quale peraltro si chiude il primo tempo. Un primo tempo di grande. La gara è ancora senza un vero padrone. Le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta, ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante. Partiti, e speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Buona deviazione del portiere. Prova la giocata di misura, palla intercettata. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Cerca lo spunto, si libera alla grande. Può provare. Una grande reazione, ora la partita si fa ancora più interessante. Niente di più facile, è stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Giocata davvero molto intelligente, bel gol. E sono riusciti nell'impresa di rimontare lo svantaggio. Beh ragazzi, se non vi piace una partita del genere, allora non vi piace il calcio. Colpisce il pallone. Krunic. C'è l'opportunità per il contropiede. Scodella in avanti. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta. C'è tiro! E c'è gol della Bosnia-Herzegovina. E adesso possono tornare a controllare il match. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. Tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. È in uno stato di forma a dir poco strepitoso. E passano in vantaggio. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. E passa. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Provano a ripartire da dietro. Occasione per il contropiede. Prova il filtrante.
Palla a Pjanic. Pjanic, da lì può segnare. Pericolo. Ma cosa fa? È un gol così, Fabio, è proprio regalato. Chissà, forse ha perso la concentrazione, per questo ha sbagliato. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Hanno trovato il gol, anche se devono ovviamente ringraziare un po' di fortuna. C'è la palla lunga, in avanti. Scatta verso il pallone. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Un'altra opportunità da fermo. Questo calcio piazzato è davvero un'ottima opportunità. Fuori di poco, sfortunati qui. Ci mette una pezza. Occasione da rete. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Niente di fatto, però non mollano. Sanno anche loro che l'unico modo per riaprire la gara è provare a tirare in porta. Questo è un passaggio quantomeno discutibile. Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso. La tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. Buon lancio. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Ci sarà un nuovo corner. Spazza il più lontano possibile. Dzeko. Opportunità di ripartire. Dzeko! Tre gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Un tiro di rarissima bellezza. Una parabola meravigliosa. Semplicemente fantastico. Certo, con i palloni di oggi fare dei tiri carichi di effetto è più facile, ma secondo me l'ha cercata e l'ha messa proprio dove voleva. Grandissima esecuzione. Vantaggio di tre reti, piuttosto rassicurante direi. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Pjanic. Recuperano il possesso del pallone.
Pjanic. Errore qui, pallone sprecato. Pallone lungo in verticale. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Günder. C'è un bel pallone in profondità. Fallo, nessun dubbio. Contrasti duri, partita sentita, combattuta, non bisogna degenerare, però qualcuno si farà male, gli allenatori saranno sicuramente preoccupati. Un intervento impeccabile, la butta via e fa respirare la difesa. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Non riesce a mantenere il possesso. Günder. È davvero una bella serie di passaggi questa. Sunic. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Questo errore potrebbe essergli fatale. Ecco il tiro. Aveva spazio davanti alla porta. Grande occasione fallita. Non si scherza con questo giocatore. Ha sfondato centralmente. Doveva solo essere più convinto nella conclusione. Under. Tentativo di allungare il gioco. Libera tempestivamente. Mette in mezzo il traversone. Tenta di allontanare il pallone. Provano a partire in velocità. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. E sarà rimessa con le mani. Palla verso il centro dell'area. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Ancora 4 minuti per le speranze di tutti. Palla in avanti verso il compagno. Guide, parata notevole, non era facile. Grande intervento, vale come un gol. Cerca di lanciare il compagno. Ecco il cross. Incornata!
Rossini, prova la rete. Stanno mettendo in piedi uno spettacolo memorabile. Un grande colpo di testa, ha colpito perfettamente il pallone come voleva. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Ormai sembra una partitella d'allenamento. Riesce ad intercettare. Allontana il pericolo. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Una grande reazione da parte della squadra. Non si sono mai disuniti, nemmeno quando erano sotto nel punteggio. E poi hanno vinto la partita. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Una partita vivace in cui non sono mancate le occasioni da gol. Entrambe le squadre ce l'hanno messa tutta per avere la meglio sugli avversari. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Un doveroso ringraziamento a Luca Marchegiani. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico da casa.